Allora, mi stavi dicendo che sei stato aiutato da Dio. Ah, per parlare. Ah, ok. Ma tu parli italiano, non c'è bisogno, io ti capisco, non c'è bisogno di tuo cugino, io ti capisco. Allora tu sì, perché non parli bene italiano se sei così tanto tempo qua? Quale polizia? Quale polizia? Ah, Tunisia, ho sentito polizia, ma non so. Ah, e tu sei rimasto qua a lavorare? Cosa? Che lavoro fai? Che significa questo? Che cosa fai? Come ricevi i tuoi soldi? Che lavoro fai? A Parma. Ah, e dove? Ah, tu adesso sei in Tunisia, non sei più in Italia. Ah? Ah, prima. Ah, prima, adesso tu. Adesso lavori. Ah, sì, mi ricordo, mi avevi scritto. Allora, tu adesso sei in Tunisia e lavori in un bar. Fai caffè in un bar, ma non è tuo, non è tuo questo bar, o è tuo? È di tuo cugino? Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Ah, ho capito. E non lo so, io ieri sera forse ti ho mandato invito di amicizia, ieri sera. Ah, ma perché io non ho letto nomi, io proprio invitavo senza leggere. E poi pensavo, se mi escono i cattivi, io lo so come Tra le sistemarmi. mafie, che cosa siamo Se mi che c'è? escono persone buone, però siete usciti le persone buone più che persone cattive. Solo due fino adesso. Uno che mi ha fatto questa cosa ieri sera e poi altro poco fa su Barbara D'Urso. Ha scritto qualcosa di brutto, una parola brutta, infatti adesso lo cancello, lo elimino per sempre. Allora, e tu? E io ho pubblicato sul Scusami, mio io mi devo profilo. fare il viaggio Scusa, tranquillo, te però l'avevo detto, fatti chiamare un'altra volta, non ce n'è siccome colpa. mio compagno Stavo si facendo un vuole viaggio. fare il viaggio tranquillo, io Devo adesso fare, ti ho da scrivo fare. e poi ne parliamo. Capito? Ara. Ah, senti mio compagno. Dai. Cosa hai detto? Ara, Senti, ho ti da ha fare, chiudi, salutato, chiudi. Che però devo chiudere, ti scriverò ho da adesso, fare io? continueremo a scrivere. Tu devi ammaccare là sotto dove c'è registrazione, questa cosa ti registra tutto quello che parli, no? Ok, ciao, ci scriviamo, ciao. Ciao. Visto che sono, avete visto dietro, no? Shhh. Avete visto chi c'era dietro? Come fanno? No? Visto c'era una pattuglia di carabinieri che poi è scappato. Quindi fanno queste cose, vedo, le là chiamano, fanno chiamare il codice dietro, di lato intossicano e poi ti vengono da presso per dimostrare che c'è l'intossicato. Ma da loro è stato intossicato. Visto dove sono? Hai visto che cos'è il terrorismo infilato nelle istituzioni, eh? Dove c'è mafia e corruzione? Questa è la denuncia che faccio a tutti. Non si può essere armi pari, perché io sono solo contro questa gente terrorista. La logica è questa, che non è possibile questi giochi, che le cose ancora si trascinano per anni. Quando si fanno questi inseguimenti, queste cose, ti fermi perché siete in arresto, perché vi dichiaro in arresto per i sensi dell'articolo, quello che sapete, in flagranza di reato. Oppure ti dovevi fermare prima, mi dovevi fermare prima e vi dovevate dichiarare anni fa, a posto di fare carte false e cose, e lasciare
che i tempi si perdano, che gli strascichi e le cose vanno. Capito? La denuncia del terrorismo. Questa è la mia impressione, sono libero di fare quello che voglio, anche perché avete un sacco di precedenti penali, pure quelli delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine. Quindi voi ve la sbrigate a levarvi i cazzi in culo fra di voi. Oh, a me già mi sta facendo male la testa. Sta facendo, visto qua? Qua. Che può ridere, che può fare? Allora, già mi sta facendo la male la testa, avete capito tutti sti ictus? Queste cose da cosa provengono? Già, cioè, violentati, fatti, e per giunta vengono da presso per aspettare che ci ammazziamo qua, che con, non è che fermano le persone che hanno fatto i crimini, i criminali, perché là c'hanno gli altri carabinieri, criminali come loro, associati e polizie e così. Quindi avete capito l'ictus a mio cugino che gliel'ha fatto venire? Sta gente qua che stressa per cercare di mungere, di far uscire soldi. Hai capito tutti i malati che ci sono in famiglia mia, se sono veramente Alzheimer, se sono... Ah, quale Alzheimer, quale fegato che può capitare? Chi se tutta gente ammazzata e sfregiata, come molti nelle vostre famiglie finte. Come la munnizza che ce n'è stata. Vedi qua, la munnizza. Carlo, ora basta, poi questi qua ve li... Qua, cosa serve? L'erba loro, alta, munnizza, ovunque. Cioè non solo ci hanno fatto violenza, mi hanno fatto violenza, perché io parlo di me, ora basta parlare di tutta la gente che si è fatta fottere a bindolare. Non solo mi hanno fatto violenza, per giunta ci vengono da presso, per tempo, aspettando, non facendo un cazzo, così non solo la violenza, anche lo stress. Non solo la violenza, anche lo stress. E in più non fanno un cazzo e si pigliano i soldi a fine mese. Se non è terrorismo chiesto. Ti dico, sparisci, che ti fa tutto bruciare nell'inferno infinito. Hai capito, coglione? Con chi stai parlando, questo Facebook? Ma lo capisci che sei su Facebook? Shh. Ma cosa shh? Devi stare zitta tu, te l'ho detto da una vita. Lo vuoi mollare sta Zitto! Gente? Sei suckers! Succhi gente! Lo vuoi capire? Zitto, devo stare! Parla tu! Casir un neo putto sraucca! Sto tonissimo! Poveraccio! Bibbia! Questa è la cosa di Bibbia! Oh. Facciamo musica adesso, basta chattare perché mi si è scaricato il cellulare. Aria, e poi mi chiama mia vino, mamma. Vino, ho comprato vino. Aria che mi chiama vino, mia che mamma. Vino dovevamo comprare. Aria che da un lato ti fanno una cosa e dall'altro lato poi si presentano i carabinieri stressati. Andiamo a comprare una bottiglia di vino e un po' di salsiccia. Ti va? Eh? Ho bisogno di una Naruto vegetariana, ora va. Ma se c'è. Cioè c'è nel mondo sempre. E mi adesso. Io voglio mangiare. I finti vegetariani fanno così. Vedo, pensano, tutti devono essere vegetariani, ci vanno così crisi, cioè diventano pazze. Poi cominciano a ammazzare le persone perché gli mancano le vitamine o si avvelenano con le noci della Lapponia, con le... finti vegetariani. E finti vegani, gente bruciata la mattina, no non si fa, e poi c'ho le verdure che si rimangiano, le verdure fatte all'Enichem, a posto di lottare contro l'Enichem, lottano per tutto il mondo, come le cose dici tu. Ma quindi tu non vuoi mangiare la carne degli animali? Di quali animali vuoi mangiare? Io non voglio mangiare la carne e non voglio nessuno più. E perché che chiedi la salsiccia? Ammazza. Vabbè, di quale carne vuoi mangiare? Le tu? Persone. Di quale carne? Quale carne vuoi mangiare? Dicevi? Quando parlo non mi interrompi. Quale carne? Dei leoni? Io voglio. Dei leoni? Ah, ma fanculo, non ti parlo più. Cosa significa dei leoni? Fanculo. Se non mi fai parlare. Ma nel culo tuo. Fanculo. Ma cosa dici? Ma che minchia registri? Quelle stupidaggini che dici? Come leoni che è in estinzione? Degli animali cattivi, cioè in estinzione, ti vuoi mangiare.
Avrei letto qualche stupidaggine. Io non ho letto mai niente. Infatti si vede, basta. Perché una persona buona solo subisce. Non a questi cattivi proprio ti uccidono, ti ammazzano, ti violentano, ti staccano la gola, ti prendono il cuore, cioè proprio perché abbiamo cosa animalesca noi, perché ci siamo accoppiati, perché ci siamo divisi fra brutti e brutti, fra cattivi e buoni, belli e brutti, e ricchi e poveri, e uomini e donne, e cazzi e mazzi, e black or white, quindi polarizzati al massimo, sì, no. Senza e colori, perché come siamo giuri, gialli, rossi, bianneri, ben beni, non lo so, tutti i colori, no, senza altro. Perché sì, c'è virgola, cani perché buoni e cani cattivi, no, però virgola, una cosa sì, no, perché esistono cani buoni e cani cattivi, cani buoni sono cani buoni, cane cattivo perché uccide, perché l'animale... Scusa, avevamo detto che venivamo qua, però non... E non tu si... mi puoi registrare? Ma sì, ma non si continua per ora. A me lo registro ore. Poi a miei... Avevamo detto che facciamo il viaggio tranquilli, con la passeggiata, le cose, senza infilarmi tutta questa gente di mafia e di cose, tutta sta su. Quale mafia? Telesino? Non lo conosco. Poverino. Sai? Non li conosco, è Facebook, è fogna. Tu stai succhiando fogna e poi... No, Facebook, sai che è Facebook extraterrestre. Lui ci ha aperto il mondo, cioè. E tu, io se non avevo cellulare adesso... Paolo Villaggio diceva faccia di i Facebook, io non potevo cambiare il mondo, per questo Gesù non ha cambiato il mondo, perché non aveva questo tu strumento. Tu sei bruciata, che te ne hai messo qualche cosa. Non aveva questo strumento, aveva solo cattivi e la voce sua non poteva spargerla. Lui voleva con tutto il suo cuore... Col terrorismo in mezzo. Grazie a Facebook ce l'ho la voce, che la posso spargere per tutto il dipende mondo, come lui dici. Mi sparge la stessa. Dipende cosa dici, se parli di cose aleatorie. Un conto è dire qualcosa di qualcuno avendo le prove, e un conto è parlare in maniera aleatoria. Di una realtà, di una verità aleatoria, cioè poco che non puoi provare, poco importante. E cosa devo leggere? Le minchiate scritte da tutto, altri? Tutto. Le minchiatelle. Anche, ci sono anche cose interessanti, perché comunque ma io ho letto tanto. Tutto, tante cose. Io non è ma che sono uno che legge libri leggo così. Tante cose. Però ho letto, mi informo, cerco di informarmi prima di parlare, capisco quando che tempo, ti possono imbrogliare, tipo nel nome della rosa, nelle... Ma tu secondo me ormai non hai più memoria di quello che hai parlato con me. Ti hanno messo qualche cosa nella testa. Ma io non sono più Zani. Domenica. Di Domenico. Ca. È domenica. Domenica, questa è grande. Ma dove e bella. Dove domenica, dici? A Palazzuoli. E dove? È aperto? È aperto il bar con la salsiccia. E devo andare a prendere la salsiccia? E chiediamo se c'è aperto il posto dove vendono la salsiccia per le salsicce. Salsiccia di domenica? Dice che sei non ce l'ho, mangiaste. Ho detto che se c'è io me la mangio. Ah, ma adesso quando metto la legge di Dio, chi...